Noi sosteniamo i giovani artisti perché hanno la necessità di avere un palcoscenico anche autorevole a disposizione, che è la cosa più complicata che per i giovani artisti si ha anche nell'immediato. La Casa del Musicista ha questa finalità, abbiamo anche realizzato il primo CD Stati d'Animo che in parte viene presentato durante questi eventi ed è l'occasione anche per realizzare definitivamente una struttura di servizi che dia la possibilità a chi ha i cosiddetti inediti di poterli anche perfezionare, arrangiare e poi incidere per essere lanciati. Questa è la finalità della Casa del Musicista, lo sposato in pieno per il mio amore per la musica. Io sono un uomo da scoprire, quando non vengo scoperto mi spoglio, come si suol dire, quindi per farmi scoprire. La musica ha sempre segnato la mia vita. Frequentavo il conservatorio Corelli e a 16 anni ho dovuto interrompere gli studi. Li ho ripresi esattamente il giorno di San Valentino del 2020. Quando sono andato in visita istituzionale al Conservatorio Corelli di Messina nella mia qualità di sindaco e mi hanno fatto trovare, una mia proprio sorpresa, il registro dove erano annotati i voti dei primi 3 anni di frequenza del Corelli, e lì è stato come un pugno nello stomaco. Già avevo intenzione di riprendere il percorso musicale. In quell'occasione, uscito da quella visita, sono andato a comprare il mio clarinetto, mi sono presentato da esterno e oggi sono uno studente del Conservatorio Corelli. Già ho frequentato il primo anno, ora abbiamo iniziato il secondo anno e nello stesso tempo ho anche iniziato a scrivere brani. Ho scritto 95 brani, di cui i primi 10 li abbiamo incisi in questo CD. Il direttore d'orchestra in genere è un ruolo delicato e anche un ruolo generoso che richiede una esperienza abbastanza forte. Io ho dimostrato finora di essere un buon direttore d'orchestra, perché dove ho governato la metropoli di Fiume di Nisi, comune montano di 1000 abitanti, e ho lasciato dopo di me una squadra che sta facendo meglio di me. Dopo ho governato il comune di Santa Teresa di Riva, comune costiero di 10.000 abitanti, e ho lasciato una squadra che sta lavorando meglio di me. Addirittura il sindaco di Santa Teresa per ora è anche un deputato regionale, l'onorevole Danilo Lo Giudice. Dopo aver fatto l'esperienza a Mare Monti come la pizza, sono andato a finire a governare Messina, dove dicono che sto lavorando bene con una squadra. Quello che si dice di me è ovviamente una cosiddetta notizia della casta. Io non posso stare in compagnia di chi ha rovinato la Sicilia e continua a rovinare la Sicilia, quindi puntiamo a un'isola felice, qui Peter Pan, quella di una Sicilia radicalmente diversa. Ci riusciremo? Beh, lo vedremo. Per ora sono candidato a partecipare a Sanremo, ho mandato un brano e spero ovviamente di avere questa possibilità, poi verrà il resto. Io sono molto desiderato, non solo da Salvini, ma il tema non è essere desiderato, è non diventare oggetto di desiderio, spregiudicato anche. Questo è fondamentale. Non adoro le logiche del battesimo romanocentrico per poter eventualmente in Sicilia fare qualche cosa di buono, non credo a queste impostazioni e non mi appartengono. Quindi in questo momento, come ho mandato a dire già a chi si è posto il tema, ma De Luca che cavolo sta facendo, è uscito pazzo, canta, e io ho mandato a dire chissà se al momento giusto De Luca ve le suona definitivamente però.